aggiornamenti per quanto riguarda la gestione Covid in provincia di Taranto. Ovviamente sono informazioni parziali per la nostra provincia, in quanto tutta la strategia, oltre che dalla ASL di Taranto, è gestita dalla Task Force regionale, dal Capo Dipartimento Montanaro, dal Professor Lopalco e dal Presidente Emiliano, che si dedica H24 alla gestione di questa problematica difficilissima. Che cosa sta avvenendo a Taranto? A Taranto avviene che si è deciso di centralizzare tutto all'interno del Moscati. L'ospedale Moscati di Taranto diventa lab e quindi altri reparti per il rischio contagio e anche per fare spazio a questi pazienti che cresceranno presumibilmente, speriamo di no, ma presumibilmente giorno per giorno, saranno allocati nel Moscati e quindi altri reparti saranno spostati in altri ospedali e in altre cliniche. Che cosa in particolare? Innanzitutto l'oncologia che sarà spostata presso la casa di cura Villa Verde, l'ematologia che sarà spostata verso la casa di cura Damone e tenendo presente che questi sono provvedimenti temporanei finché ci sarà l'emergenza Covid. Poi il reparto di Otorino che sarà spostato presso il Santissima Annunziata, presso la chirurgia del Santissima Annunziata ed infine l'oculistica che sarà dislocata nei reparti degli ospedali provinciali a Manduria, a Castellaneta e a Martina Franca. Questo si è reso necessario per gestire tutto all'interno dell'ospedale hub del Covid. Anche la gestione del post-Covid, vale a dire dei pazienti che escono fuori dalle malattie e che quindi escono fuori dal reparto infettivo, dalla pneumologia, dalla terapia intensiva, non andranno più, come si era pensato e come si era ipotizzato, a Grottaglie o a Manduria, ma saranno tenuti all'interno degli spazi che si renderanno liberi a partire dalla prossima settimana all'interno dell'ospedale Moscati di Taranto. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessari ulteriori spazi, si utilizzerà l'ospedale di Mottola che è libero, che non ci sono altri reparti e quindi non c'è il rischio contagio. Ovviamente qualcuno potrà dire si cambia strategia a distanza di qualche giorno. È chiaro, i nostri dirigenti, il nostro direttore generale, ASL di Taranto, che sta reggendo molto bene all'onda d'urto e a livello regionale, stanno modulando la strategia rispetto all'esperienza che si sta creando. Perché questa purtroppo è una malattia nuova e quindi dobbiamo attrezzarci a gestire il meglio. Il sacrificio lo dobbiamo fare tutti quanti e mi raccomando, restate a casa.